di una volta in un video porno, nella vasta fica di una fanciulla entrare una mosca e subito uscirne. Si era in un prato, di rumori e rarori dalla fica aperta. La mosca vi si era abbeverata brevemente. Mi parve eccitante la scena. Molto bella la fanciulla, pensai che volentieri l'avrei conosciuta. Ma ciò non era possibile, era ella un'anonima modella di un videoporno. Non sapevo nemmeno dove girato. Dunque dovetti accantonare l'idea di cercarla. Osservai tutto il video, si alternavano grossi cazzi nel culo e nella fica della fanciulla, bella, e altre mosche talvolta volavano. Poteva essere un'estate di pianura in un punto qualsiasi di Europa, dove famiglie oscure stravolgono nomi e con nomignoli rivestono gusci di sensi e sentimenti. Non c'è un filo di vento che muova i fantocci. È statica la ballata dei beati impiccati che impiccano vite che in stretto tempo macabre si dimenano. Subito immobili come presa al collo la preda della bestia feroce per carne macellata. Civaria del perpetuo genocidio che ha nome natura. Famiglie oscure stravolgono nomi e perciano scimmie e oscene nomignoli consacrati da comprofanare in piccole orge di pessimo gusto. Come vermi da teschi i tentacoli si sporgono a ghermire parole vergini, tirandole alle fauci molli di madri insaziabili, concentrici domicili cicalecci, vidi a Brisson uccidere una scrofa, guizzata ancora viva, enorme, guizzante sui ganci, sgozzata e quasi simultaneamente tagliata per il ventre fino al taglio della gola. Sgorgarono gonfie e merdose le interiora. Il sangue s'allargò su piastrelle e grembiuli. Mi parve eccitante la scena sacrificale, ma volgarissimi gli ambigui sacerdoti, irrispettosi, mirati a un utile di salumi. Così come se baciano una donna, mirano a un utile di case, di famiglie oscure che stravolgono l'essere, sovvertendo la giustificazione in doppie partite per chiudere cerchi di bilanci dovili, fuori dai quali vaghino fiere di bellezza, penetranti insidie di incubi divini, contro le quali affermano sia pietà l'essere crudeli, perché mai non si componga il desiderio a illuminare la scena affascinante, insopportabile. Sarebbe di essere inodorabile perdita, meglio stare chinati al riparo di quiete zanzariere, giaculare stravolti nomignoli tristissimi, in penombra di salotti nauseabondi, anodini, comulare bacini e soldini, convincersi che sia il salume il perché del maiale sgozzato.